Ciao a tutti e bentornati su Kate in Mente, io sono Katie ed oggi, come avrete letto dal titolo, andremo a vedere come foderare a pannello. È un tutorial che vi avevo promesso ed eccomi qui. Vedremo il procedimento all'azione sulla borsa Nives, che è la borsa protagonista del tutorial precedente. Se non l'avete visto, vi lascio il link nel box informazioni qui in basso e ne approfitto per chiedervi anche se vorreste vedere il procedimento della fodera a sacchetto, quindi la fodera classica per le borse normali. Anche se in realtà c'è già un tutorial presente sul canale, è uno dei primi, quindi è un po' vecchiotto, non è parlato, vi faccio vedere solo le immagini. Quindi, se vorreste vedere un tutorial specifico sulla fodera a sacchetto, fatemelo sapere nei commenti qui in basso. Metto le mani avanti. Io non sono esperta nel cucito, quindi il mio canale è un po' il mio mondo dove condivido quello che io creo, quindi mi va di condividere anche il metodo che utilizzo io personalmente per foderare. A questo punto non mi perdo in chiacchiere, vi ricordo di seguirmi su Instagram per non perdere tutti gli spoiler, le novità, le anteprime dei prossimi progetti e iscrivervi al canale per non perdere ovviamente tutti i prossimi tutorial. A questo punto, se volete seguire passo passo il tutorial e quindi mettervi all'opera nello stesso momento, prendete uno scampolo di tessuto, un pezzo di uncinetto già lavorato, anche un laterale, ago filo e vediamo subito come foderare a pannello. Per andare a creare la fodera a pannello non dovremo far altro che andare a ritagliare un pezzo di tessuto delle stesse forme e dimensioni del pannello che dobbiamo foderare. Lasceremo ovviamente sempre un po' di margine per lato perché ci servirà poi successivamente per andare a cucire. Quindi in questo caso posiziono il pannello sul tessuto e vado a ritagliare un rettangolo che poi sagomerò in base alla forma che ho sul pannello. In questo modo, calcolate che io comunque non sono esperta, ma ci provo. Sarte, non giudicatemi. A questo punto, cosa facciamo? Andiamo a posizionare il tessuto sul nostro pannello. Quindi inizio con le piegature, a questo servono i margini che lasciamo in più. Iniziamo a spillare lungo tutto il bordo. Ovviamente lasciate queste maglie libere perché dopo dobbiamo andare a chiudere la borsa, quindi io mi tengo sempre sotto l'ultima riga di maglia bassa. Ripetiamo lo stesso procedimento anche sull'altro lato. E poi passiamo alle parti stondate. Io qui devo andare a togliere un po' di eccesso. Qui nella parte più sondata andiamo a fare dei taglietti, ovviamente se il pannello è dritto non sarà necessario, ma quando le parti sono curve vanno fatti dei taglietti per rendere meno difficoltosa l'applicazione della fodera.
più o meno in questo modo. Come vi ho detto, non sono esperta, quindi in base a quello che so fare mi adatto, ma direi che può andare. Ripeto lo stesso procedimento anche sull'altro lato. Una volta fissato il tessuto possiamo procedere con la cucitura, quindi ci armiamo di ago e filo, andiamo a bloccare il filo sulla parte ad uncinetto e poi iniziamo a cucire. Vi mostrerò anche questo piccolo passaggio. Come vi ho detto, andiamo a fissare il filo esattamente sulla parte ad uncinetto da dove vogliamo iniziare a cucire. Io di solito lo fisso così. Poi inizio a prendere un po' di tessuto e prendo un pezzettino di parte d'uncinetto, diciamo. Tessuto e parte all'uncinetto, faccio comunque dei piccoli punti perché altrimenti si intravede troppo il filo. E procedo così per tutta la fodera. Entro proprio nel bordo del tessuto, non troppo in basso, proprio devo prendere proprio un pizzichino di tessuto e poi entro nella parte ad uncinetto. Ci vuole comunque tantissima pazienza. Bene, una volta cucito tutto il tessuto, questo sarà il risultato finale. Ovviamente ho dato per scontato che man mano terminavo il filo e mi riagganciavo con un nuovo filo, facendo sempre il nodino e poi ripartendo con la cucitura che vi ho mostrato. A questo punto, una volta foderato tutto il pannello, non ci resterà che andare ad assemblare la borsa. In questo caso io dovrò semplicemente andare a piegare il pannello e cucire i laterali, ma per borse un po' più elaborate, tipo l'ultima che ho pubblicato, ovvero la borsa Willow, lì in quel caso dobbiamo andare ad assemblare i laterali. Insomma, potete vedere il tutorial che vi lascio indicato nella link qui in alto. Quindi spero di aver fatto cosa gradita
in quanto mi avete chiesto in molte un tutorial specifico per la fodera. Ovviamente premetto che non sono un'esperta, faccio quello che posso, però mi piace comunque condividere i miei metodi, quindi fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate. Se sono stata abbastanza chiara, spero di sì. Condividete il video con tutti i vostri amici creativi. Mi raccomando, continuate a seguirmi sia sui social che qui su YouTube. Iscrivetevi ovviamente attivando anche la campanellina, così riceverete la notifica appena sarà disponibile un nuovo tutorial. A questo punto vi ringrazio per aver seguito anche questo mini video. Vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!